e la curiosità era veramente tantissima, perché magari durante il Natale l'abbiamo visto, ma ne abbiamo visti tanti. Andiamo a vedere questo presepe che ha vinto il premio e poi abbiamo visto, no, c'è ancora tempo, bene, allora che dico io adesso? Voi avete sentito che cosa, come è fatto il presepe? Avete sentito che ha vinto? Avete sentito chi l'ha vinto? L'avete visto, anche visto? Poi che altro devo dire? Bene, comunque sono cose bellissime, abbiamo per chi non aveva visto il Politeama, l'ha visto anche per lungo e per largo, avete visto come è stato rimesso su questo bell'ambiente, questo bellissimo ambiente, e adesso dovremo vedere da un momento all'altro quel presepe che è veramente bello. Io ne avevo visto un altro veramente, mi piaceva anche, non è che li voglio mettere in contrapposizione, anche perché no, i presepi dovrebbero essere vinti da tutti. C'è qualcuno che ha suggerito proprio a Cianfrocca di andare a Verona, perché a Verona, negli archi che stanno intorno all'Arena di Verona, ogni anno presentano i presepi di tutto il mondo. Ognuno prende il suo pezzetto, presenta il presepe, dice poi che c'è un'enorme stella che esce dall'arena, esce fuori, proprio diventa veramente un punto di riferimento per quanto riguarda il periodo del Natale. Sull'unica cosa che mi dispiace è dover parlare di queste cose adesso, quando stiamo cominciando a parlare della Pasqua. Ma ecco, vediamo in questo presepe. Ecco, è fatto proprio, immaginate, è che è tridimensionale proprio. A una casetta ci si può girare intorno, si può vedere tutto, è tutto proporzionato. Ecco, questa è la caratteristica di questo lavoro, è proprio la proporzione che ci sta tra i bamboccetti, gli animali e le case, i tetti. È veramente, per essere un presepe, è un'opera d'arte. Certo, l'opera d'arte non si fa così, però il presepe sì, si fa proprio così. Perché deve essere proprio un punto di riferimento, una fantasia, un volere. Voler far vedere tutto, no? Pure i chiodini che stanno sulle porte, e poi eccoli, li vedete voi stessi. Adesso voltiamo subito pagina, abbiamo visto veramente un bel pezzo di presepe, un bel pezzo d'opera d'arte, ma adesso se c'è la possibilità ritorniamo sul palcoscenico idealmente del Politeama dove abbiamo intravisto questa copertina. Io veramente devo chiedere scusa, ma non ho sentito che cosa ha detto l'assessore su questo argomento, ma molto probabilmente vi ha fatto notare che c'è stata questa iniziativa, così, ma tanto non fa niente se si vedono anche le mie dita. Volevo soltanto far notare, volevo.